Questo potrebbe apparire come uno dei tanti cantieri abbandonati in questi anni, figlio della crisi del comparto dell'edilizia che ha lasciato in ginocchio parecchie imprese. E invece no, queste foto sono del cantiere del Polo Museale Santa Chiara, un cantiere che dovrebbe essere in piena attività e invece lo vedete l'operaio. No, vi aiutiamo. Eccolo, il problema è stato sollevato dallo studio che ha l'incarico di direzione dei lavori, il Sintecna di Torino. Hanno evidenziato che per rispettare il cronoprogramma la Vardanega dovrebbe impiegare molti, ma molti più uomini e mezzi. Lo studio è pronto a pagare ogni stato di avanzamento dei lavori. La fine del cantiere è prevista per il 2019. Anche in questo caso però la preoccupazione nei corridoi del comune inizia a serpeggiare. In questo caso come detto la direzione è esterna e non interna come per il ponte e quindi spetterà lo studio torinese stabilire se la ditta riuscirà o meno a ultimare le operazioni, nella speranza che non resti aperta un'altra ferita nel cuore della città.